Dopo il primo sciopero globale del 15 marzo che ha mobilitato milioni di giovani in tutto il mondo, oggi il movimento Friday for Future replica l'iniziativa, intitolando la manifestazione Lo sciopero per il clima. Cartelli che raccontano ancora una volta l'emergenza climatica, che unisce un'intera generazione sotto un unico ideale, per chiedere a gran voce risposte concrete ai cambiamenti climatici. Un'onda verde che sembrerebbe inarrestabile e che chiede solo una cosa: noi vogliamo un futuro. Dai rapporti dell'IBES, che è la piattaforma intergovernativa dell'ONU su ecosistema e biodiversità, c'è più di 1 milione di specie viventi che si stanno estinguendo. 11 anni e siamo a situazione irreversibile. C'è plastica nella fossa delle Marianne, la barriera corallina non esiste più, sbalzi climatici che creano danni umanitari enormi. Quindi non c'è più tempo da perdere per l'ambiente e per l'uomo. C'è giustizia climatica, giustizia per l'ambiente ma anche umanitaria, perché sono interconnesse. Educazione e conoscenza vuol dire anche azione, quindi penso che siamo fieri della scelta che abbiamo fatto. Studiate, capite e poi agite, perché purtroppo ci riguarda tutti quanti.